ed i cori degli angeli. Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, tu giardino del paradiso, soavissimo fiore. Tu sei trono altissimo, tu altare purissimo, in te esulta piena di grazia tutta la creazione. Paradiso mistico, fonte sigillata, il Signore in te germoglia l'albero della vita. Allora, buongiorno a tutti voi, anche a tutti quelli che stanno ancora lavorando. È una grande gioia per noi, ecco, trovarci intorno a questo piccolo altare per portare al Signore la fatica di ogni giorno e soprattutto per celebrare i doni del suo, che Lui ci concede nei prodotti intorno a noi. Allora vogliamo iniziare la nostra celebrazione dell'Eucaristia, il nostro atto di ringraziamento nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ora, fratelli e sorelle, per celebrare questi santi misteri, in riconoscimento al Signore per tutti i suoi doni, riconosciamo i nostri peccati e il nostro grande bisogno sempre della sua grazia. Signore Gesù, sei mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore. Signore pietà, Signore pietà. Cristo Gesù, tu ci sostieni sempre nella sua santità. Cristo pietà, Signore Gesù, tu intercedi per noi presso il Padre. Signore pietà, Signore pietà. E Dio onnipotente abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo unigenito Figlio hai fatto di noi una nuova creatura, guarda con bontà l'opera della tua misericordia e con la venuta del tuo Figlio salvaci dalle conseguenze dell'antico peccato, per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Sofonia. Così dice il Signore: guai alla città ribelle e impura, alla città che opprime. Non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. Allora io darò ai popoli un labbro puro, perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. Da oltre i fiumi di Etiopia, coloro che mi pregano, tutti quelli che ho disperso mi porteranno offerte. In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti e tu cesserai di non coglierti sopra il mio santo monte. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Alleluia, 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 alleluia. Vieni, Signore, e non tardare, perdona i peccati del tuo popolo. Alleluia, 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 alleluia. Benediscimo Padre. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso:
Ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete neanche pentiti così da credergli. Parola del Signore. Lode a te, O Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Cari fratelli e sorelle, in queste circostanze, cioè non si presta facilmente grandi parole e lunghi discorsi, ma solo che venendo qui con le letture che abbiamo ascoltato, pensavo di fare una riflessione un po' diversa di ciò che è arrivato qui e facendo le visite qui, una nuova idea mi viene in mente. Le letture ci invitano un po' a riflettere su un altro argomento che San Paolo nella sua lettera ai Romani ha trattato, cioè come si spiega il fatto che in tutto l'Antico Testamento si parla soltanto degli ebrei, come se forse non esiste nessun altro popolo nel mondo. E con l'arrivo di Gesù, invece i pubblicani e le altre nazioni arrivano. Gesù cerca un po' di spiegare questo a noi questa mattina. Ma arrivato qui e vedendo tutto ciò che sta qui intorno a noi, mi viene in mente un'altra esperienza del Vangelo. Gesù ha pronunciato una parabola che si chiama parabola dei semi. Dice che il regno di Dio è come un uomo che va e semina un seme, poi va a letto. Come il seme comincia un po' a uscire dalla terra, a stendere le rami, eccetera, non sa niente. Solo che osserva le cose e quando arriva il momento giusto va a fare mietitura. Così è il miracolo che ci circonda questa mattina. Ci sono tanti prodotti, noi sappiamo che mettiamo qualcosa nella terra e poi andiamo via a dormire. Come è che le cose cominciano mano a mano a uscire dalla terra, a produrre, diciamo, i frutti? Noi non abbiamo nessun controllo, nessuna forza. Assistiamo semplicemente come se fosse un miracolo che si realizza davanti ai nostri occhi. Ogni persona che coltiva o chi è impegnato nell'agricoltura assiste sempre a questo ogni giorno. E per questo il nostro dicastero, per esempio, parlando e seguendo gente che lavora in diverse situazioni, noi diciamo sempre che il lavoro e il lavoratore cooperano sempre con il Dio. Nella cooperazione con Dio, è Dio che ha creato la terra e tutte le cose, ma l'uomo che fa un pochettino
aiuta un po' il creato a realizzare le sue doti, i suoi doni e le sue competenze. Allora, quando per esempio nel libro del Genesi si comincia a parlare un po' della creazione, si dice che Dio ha creato il mondo e visto che non ha fatto scendere pioggia e non c'è l'uomo a coltivare la terra, non cresceva niente. Ma poi Dio ha creato Adamo e poi ha creato un giardino, ha portato Adamo dentro dicendo coltiva e prende cura del terreno. Due cose che descrivono il rapporto tra l'uomo e la terra: coltivare, prendere cura. Due cose. Nella coltivazione aiutiamo la terra a essere produttiva, a portare i suoi segreti, ma allo stesso tempo abbiamo il compito di aiutare la terra a conservare le sue energie, non soltanto per noi, per anche quelli che verranno dopo di noi. Coltivare, aiutare a conservare. Quindi coltiva la terra e prende cura della terra ci impone questi due compiti. Aiutiamo la terra ad essere produttiva, a soddisfare i bisogni dell'uomo, ma allo stesso tempo aiutiamo la terra a saper conservare le sue energie anche per quelli che verranno dietro di noi, dopo di noi. Quindi è ciò che si realizza qui. L'uomo che aiuta la terra ad essere produttiva, così servendo i bisogni e aiuto dell'uomo, ma allo stesso tempo siamo invitati a aiutare la terra a conservare le sue energie, non soltanto per noi, per anche quelli che verranno dopo di noi. Questo è il grande compito che celebriamo in Laudato Si. Lavoriamo la terra, ma aiutiamo la terra a conservare le sue energie, non soltanto per noi, ma per anche quelli che verranno dopo di noi. Quindi questa mattina ringraziamo il Signore che con il lavoro di questi agricoltori intorno a noi sfama, aiuta un po' a sfamare il mondo. Allo stesso tempo ringraziamo il Signore per aver messo tutti questi doni a nostra disposizione e soprattutto per la distribuzione che occorre per un pochettino aiutare il mondo a sfamarsi. Ringrazio allora tutti quelli dell'amministrazione di questo posto, ringraziamo tutti gli agricoli che sono qui riuniti e che portano sempre prodotti qui, ma aiutiamo anche quelli che verranno qui a comprare, perché ciò che assistiamo adesso qui riflette anche la precarietà di questo tipo di lavoro, perché sappiamo che tutti i prodotti qui in due settimane non saranno più buoni. Quindi un'attività molto impegnativa, ma anche molto precaria. E questo ci fa sempre sapere ringraziare il Signore che con questa attività nutre la nostra vita e poi ci invita sempre a sapere ringraziarlo per tutti questi doni con cui lui ci sfama. Con questi pensieri vogliamo allora continuare la nostra celebrazione ringraziando il Signore per tutta questa attività qui, per tutti gli agricoli qui in Italia, in tutte le parti del mondo, e preghiamo perché da questa attività stanno a sfamare ancora la popolazione di tutte le parti del mondo. Con questi pensieri vogliamo continuare la nostra celebrazione pregando per tutti quanti e per quelli che hanno portato la loro intenzione a questa celebrazione di questa mattina. Ok, allora iniziamo un po' a presentare davanti al Signore le nostre preghiere e le intenzioni con cui siamo arrivati a questa celebrazione. Per il nostro Vescovo Papa Francesco, per il Cardinale Turkson e per tutta la Chiesa, Maestra di Verità,
perché accompagni con la luce del suo insegnamento e del suo servizio ogni cammino per la promozione integrale dell'uomo verso la salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, che ha manifestato la tua predilezione per i poveri e gli oppressi, aiuta i disoccupati ad avere un lavoro sicuro e una condizione degna di uomini liberi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché in questo tempo di grande sofferenza, paura e fatica economica e sociale a causa del Covid, cresca il senso di fratellanza e comunione, nella speranza che la nascita del Signore sia ancora una volta segno del suo grande amore per noi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la solidarietà, che si esprime anzitutto nel sentirsi parte di un'unica comunità e quindi responsabili gli uni degli altri, coinvolga le coscienze e le intelligenze in uno scambio di pensieri e di azioni che assicurino lo sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le vittime di ogni guerra, per i rifugiati, per gli oppressi e per i cristiani perseguitati a causa della loro fede, perché sia riconosciuto a tutti il diritto alla libertà e sia onorata la dignità di ogni figlio di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per intercessione di San Giuseppe, capo della celeste famiglia di Nazareth, conforto e sollievo dalle gravi tribolazioni umane e sociali che oggi attanagliano il mondo contemporaneo, chiediamo di vedere nella nascita del Signore, che si è fatto pane per noi, la speranza di una rinascita per tutti i popoli e tutte le nazioni. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che soffrono nell'infermità, nella miseria e nella solitudine, perché sentano nel nostro fraterno aiuto la vicinanza del Signore che viene. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi tutti, poiché Signore tu disperdi i superbi e innalzi gli umili, fa che le nostre opere non siano governate da ambizioni umane, ma dal desiderio autentico di fare la tua volontà. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, presentiamo tutte queste nostre intenzioni in nome del Signore nostro Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine, insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Guarda con benevolenza, oh Signore, alle preghiere e al sacrificio e alla fatica del popolo intorno a te, che umilmente ti presentiamo,
e all'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principe e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso, passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora, Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché la accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi cantiamo unanime l'inno della tua gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella testa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale, e ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa sopra tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Pietro che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. E per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberati dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donna le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Cristo Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci la pace. E beati gli invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Il corpo e sangue di Cristo ci custodiscono per la vita eterna. Amen. Signore, anima mia.
quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore anima. Conclusione di questa bellissima e sentita celebrazione fortemente voluta dalle ACLI di Roma e dal CAR in questo Natale così difficile, vogliamo ringraziare Sua Eminenza il Cardinale Turkson non solo per aver accolto l'invito ma per le parole che ci ha detto, veramente sono entrate nel nostro cuore. Vogliamo ringraziare i concelebranti Monsignor Francesco Pesce e Don Davide Carbonaro. Ma vogliamo ringraziare i rappresentanti delle istituzioni, il consigliere Paolo Ciani per la Regione Lazio, l'assessore Mammì per Roma Capitale. Un pensiero, per noi essere qui è una cosa veramente importante, perché questo luogo è nel nostro cuore, perché racchiude le nostre fedeltà. Alla Chiesa, qui c'è la cappellina di Maria Regina della Pace che ci è stata affidata dal CAR e dalla Diocesi, e Maria Regina della Pace, la Madonna, noi ci rivolgiamo a lei per accompagnarci fuori da questa pandemia difficile, ma a lei vogliamo affidare anche i tanti conflitti dimenticati, perché questo momento la pandemia ha preso, come dire, tutti i riflettori purtroppo. E ancora la fedeltà ai lavoratori, qui arriva il frutto della fatica del lavoro dell'uomo, e in questo momento il lavoro è un'altra vittima di questo difficile momento. E ancora la fedeltà ai poveri, Papa Francesco nel 70° compleanno ci ha affidato nostro la fedeltà ai poveri, e da qui, grazie alla collaborazione ormai pluriennale con il CAR, partono tanti tanta frutta e tanta verdura
ancora buoni da mangiare che arrivano nella mensa degli ultimi. Quindi da qui un augurio che tutti possiamo ritrovare in questo Natale i valori autentici dell'essenziale e del sentirci fratelli tutti, come ci ha insegnato il Santo Padre, e che il bambino Gesù possa portare luce e speranza nei nostri cuori. Grazie, Eminenza, grazie a tutti. Anche io mi associo ai ringraziamenti che ha fatto la Presidente dell'ACRI, Lidia, e ringrazio il Cardinale Duxon per la presenza oggi qui al CAR, che ha portato, diciamo, delle buone parole per la Santa Messa di Natale che noi qui facciamo ogni anno ed è una ricorrenza. In questo momento di grande difficoltà economiche con questa pandemia è ovvio che gli operatori che stanno dentro questa struttura, diciamo, che sono quelli più che si prodigano per dare un minimo di sostegno a quelle famiglie bisognose che stanno nella nostra realtà cittadina. Noi siamo vicini, diciamo, a tutti i poveri che stanno nella nostra diocesi e questo, diciamo, ci onora. Vogliamo collaborare sempre di più con la Chiesa, con le sfere sociali delle ACLI, di Sant'Egidio e altre strutture che stanno nella nostra realtà, perché viviamo questo momento con grande difficoltà. Però è ovvio che dobbiamo vedere anche il futuro. Noi vogliamo vedere che da qui a qualche tempo tutto riprenda e riprenda bene, nella piena, diciamo, atmosfera diversa da questo momento e da questo momento, diciamo, di grande difficoltà che viviamo con questo Natale. Io penso però che questo momento pandemico ci deve far riflettere che la vita è cambiata, non è più quella del passato, ma sarà una vita diversa. E se questa pandemia ci fa riflettere, ci fa diventare, diciamo, diversi da come siamo stati fino ad oggi e ci fa avere dei parametri diversi della vita, io penso che è stato anche un momento salutare per far rivedere a tutta l'umanità che tutto quello che abbiamo avuto si può perdere in un secondo. Io penso che tutti quanti dobbiamo ricollaborare sinergicamente a creare una società diversa, un mondo diverso, per un lavoro diverso e per uno sviluppo diverso. Ringrazio il Cardinale Duxo e tutti i concelebranti. Grazie. Dio Padre Onnipotente, all'inizio, momento del creato, tuo spirito soffiava sull'acqua per iniziare il tuo lavoro di creazione e nel pienezza dei tempi la venuta del suo figlio Gesù ha benedetto tutta questa acqua. Fa scendere su questa acqua il suo Spirito Santo per benedirlo, tale maniera che dove si spesa questa acqua vieni portare la fruttificazione di tutto il suo lavoro e grazie nel nome di Signore Gesù, tuo figlio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Preghiamo. Saziati dal cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento e per il miracolo di alimentazione che celebriamo questa mattina. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attendere la venuta gloriosa, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Amen.
nel cammino di questa vita, Dio vi rende saldi nella fede, gioiosi nella speranza e operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando arriverà nella sua gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda sopra di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La nostra celebrazione è finita, andiamo nel pace del Signore. Andiamo, grazie. Tu scendi dalle stelle, scendo e poi diciamo le ore del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. O Dio beato, ai quanto ti costò l'avermi amato, ai quanto ti costò l'avermi amato. A te che sei del mondo, il Creatore, mancano panni e fuoco, mio Signore. Mancano panni e fuoco, mio Signore. Caro eletto, pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora, già che ti fece amor povero ancora, già che ti fece amor povero ancora.